Com'è cambiato il tuo lavoro dopo la scomparsa di Roberto Gabbetti, sia sul piano culturale che organizzativo? Beh, certo la mancanza di Roberto l'abbiamo sentita e continuiamo a sentirla. I valori che lui portava nello studio erano sempre molto forti, attenzioni, conoscenze, attenzioni storiche, attenzioni progettuali. Certamente abbiamo dovuto rivederci, riorganizzarci e ci sono stati degli elementi di continuità, per cui già da allora incominciavano a esserci nel nostro studio dei giovani, mio figlio con dei suoi amici, e da allora abbiamo incrementato molto questo ruolo dei giovani. Ecco, certamente c'era anche Bruna, che ora è quarantenne, che già da tempo lavorava. Quindi la forza lavoro è cambiata abbastanza, sono aumentate la presenza dei giovani, forse io poi ho finito in quegli anni di insegnare a scuola e questa continuità che avevo nella scuola con i giovani l'ho ritrovata forse più forte nello studio. È stata incrementata l'attenzione forse da allora, ma che già era in nuce, anzi si stava già sviluppando verso il paesaggio, mi pare, non Sì, sapere. dunque noi abbiamo iniziato a lavorare insieme circa 5-6 anni fa. Io già lavoravo con un gruppo di miei amici provenienti da diverse università, da diverse esperienze. Effettivamente il modo di lavorare è cambiato abbastanza anche proprio grazie all'intervento delle nuove tecnologie nella progettazione, nell'uso del computer, del CAD, della modellazione. Un po' le mostre che abbiamo fatto a Parma, al Festival dell'Architettura, che ci è stata organizzata invece a Roma, rappresentano anche questo passaggio, il passaggio quindi dalla produzione manuale del progetto alla produzione invece computerizzata, che noi abbiamo poi riassunto in queste grandi tavole, in queste grandi tele, dove si vede sia il tratto del computer, del plotter, sul quale si sovrappongono poi gli strati di acquerello e le successive scansioni e riplottaggi e ancora sopra con gli acquerelli, eccetera. Quindi insomma c'è questa grossa commistione di tecniche, eccetera. A proposito del vostro lavoro, Olmo parla di sperimentazione dentro l'esistente. Che cos'è per voi la sperimentazione? Sì, Olmo usa con correttezza questa parola sperimentazione. Devo dire che a me non piace però tantissimo il concetto di sperimentare perché mi sembra sempre che ci siano questi continui feedback, questa verifica, questa falsificazione, se vogliamo un po' in senso popperiano. Io penso che invece il nostro lavoro non abbia mai dei grossi ritorni, ecco, la sperimentazione vuol dire ho sbagliato, ricomincio. No, io credo che ci sia sempre un continuo passaggio da una cosa all'altra, più una storia al tempo che trascorre. E quindi sono lavori, sono una continuità di tempo che trascorre lavorando, provando delle cose, ma mai tornando indietro, sempre continuando ad andare avanti, ecco, senza dei ritorni a dire ho sbagliato. Più che altro noi sperimentiamo effettivamente un modo di guardare le cose, di guardare il paesaggio, più che sperimentare le nostre architetture sul paesaggio. No, quindi Sì. una sperimentazione dello Sì, sguardo, quindi una crescita di quello che è il nostro sguardo, ecco, quindi no? È una meraviglia su quello che insomma ecco, se vogliamo una succede. meraviglia, una, sempre una più grande attenzione. Ecco, questo mi piace, questo stupirsi davanti a quello che c'è, ma questo stupore non è tradotto in qualche cosa di luminoso, immaginifico, ma un cambiamento di ciò che c'è, una crescita di ciò che c'è, un rendere abitabile, più abitabile ciò che c'è, renderlo ospitale. Ecco, questo secondo me, secondo noi è il grande tema, di rendere ospitale l'esistente anche quando non lo è o quando lo è, portarlo a essere abitabile. Ecco, questo è il lavoro che noi cerchiamo di fare. E il tema della sperimentazione riguarda anche i materiali, cioè
Cioè, come li scegliete, come li usate? Anche qua non è che si parla dalla presenza di determinati materiali. Ecco, molti architetti oggi, anche ieri per carità, si sentivano orgogliosi di sperimentare materiali nuovi. Noi sperimentiamo, cerchiamo di farli sperimentare, preferiamo lasciarli sperimentare dagli altri e che quindi se ci sono dei materiali che falliscono, ben venga che lo facciano gli altri. Noi cerchiamo di usare invece sempre dei materiali, delle strutture, delle tecniche, anche già abbastanza sperimentate. Crediamo poco all'audacia delle strutture, all'audacia dei materiali. Certo, questo non vuol dire non usare invece quelli che sappiamo che possono essere impiegati nelle costruzioni, ai loro massimi livelli, quindi nessuna preclusione per nessun materiale. Ecco, nei materiali come nei luoghi, ci piace leggere anche la loro storia, la loro tradizione. Che cosa sono e che cosa possono diventare la pietra, ecco perché usiamo le pietre, perché ci piace le pietre piuttosto che il cemento, perché il vetro che è trasparente, ecco. Allora ritroviamo anche nella pietra una lunga storia che parte dalla pietra scagliata dai linciatori che formava il tempio, ecco, quindi è una storia ricca che si traduce, possiamo leggere anche nei blocchetti di cemento colorati con cui abbiamo fatto le ultime costruzioni. Materiali secondo noi sono anche la terra, il prato, l'albero, ecco, quindi questo rapporto col paesaggio, questo rapporto con la natura in cui, come si diceva prima, per il disegno che spazia dal computer all'acquerello, ecco, una ricchezza di materiali che per fortuna ci sono a disposizione, senza nessuna preclusione. Più che altro ne sperimentiamo forse dei materiali, sperimentiamo i significati Ecco. nuovi in nuovi progetti, no? E magari usare dei materiali in contesti diversi, anomali. Ecco, noi credo che siamo stati tra i Giochiamo un primi. po' con i materiali, diciamo, Divertirci anche quindi. con i materiali. Questi blocchetti che abbiamo usato poi parecchio, che adesso sono diventati anche un po' fin troppo di moda. Le prime volte che le abbiamo usate le abbiamo estratti e estrapolati da un uso esclusivamente industriale, venivano usate per fare i capannoni, le abbiamo fatti colorare, le abbiamo fatti usare, poi adesso indubbiamente permettono un linguaggio ricco, ecco. Quindi anche l'acciaio e il vetro molte volte vengono usate anche con ironia, con affetto e così pure le tecniche. C'è un segno ricorrente che mi colpisce molto ed è la bordatura d'intonaco intorno alle finestre sulla tessitura murale. Volevo sapere da dove nasce. Questo è curiosissimo perché molti ci hanno anche preso in giro dicendo voi ecco volete fare poi invece queste cose qua sono prese dalle Corbusier. E quando ce l'hanno detto ci siamo accorti che effettivamente era vero, cioè, ci sono delle parentele. E noi le abbiamo usate semplicemente perché per finire i muri di pietra, io nasco nelle zone della pietra, quindi un po' la pietra ce l'ho nel sangue. Però i muratori sono sempre molto preoccupati di fare lo spigolo, è difficile, costa caro, bisogna mettere queste pietre molto precise, non si riesce ad attaccare il serramento e quindi già in campagna, basta guardare le nostre cascine, le finivano di solito con dell'intonaco che quindi permetteva con un po' di mattoni in modo da non stare, anche perché poi quest'intonaco, questi colori, e questo capita al nord ma anche al sud, rappresentano un po' l'interno che esce fuori. Quando davano, mentre la facciata di pietra non gli facevano niente, quando intonaco anche nel meridione, l'interno di una stanza che viene fatto abbastanza sovente, una volta lo facevano molto più sovente perché c'era il fuoco, l'annerimento, facevano, coloravano anche l'esterno. Ecco quindi che c'è questa continuità. Sì, poi ci ha fatto anche piacere questo riferimento alle Corbusier, ma penso che, come tutti gli elementi di decorazione, abbiano ancora una loro origine strutturale che noi continuiamo a usare. Poi le facciamo un po' più larghe, un po' più strette, a seconda se ci diverte quel giorno lì. Poi anche un po' una cornice che incornicia, diciamo, l'abitante Ecco, sì. della casa. Una finestra non è solo una finestra su un paesaggio, ma è effettivamente anche un paesaggio che entra all'interno. Che entra nell'interno, se c'è questo. Sono occhi che guardano.
In quest'ultimo lavoro dell'IBM, il centro direzionale dell'IBM, ho letto che qualcuno ha colto un'inquietudine. Che cos'è l'inquietudine per te? L'inquietudine credo che la nostra esistenza, perché se non fossimo inquieti finiremmo, saremmo. L'inquietudine è l'architettura. L'architettura è, come si diceva forse poco fa, è un momento di contraddizione, di contrasti, di non essere sicuri della verità, ricercare una verità che ci sta sempre davanti, che non l'abbiamo mai dietro alle spalle, che non l'abbiamo mai sicura, che d'altra parte è questa inquietudine che ci spinge al progetto. Non avremmo progetti se non fossimo inquieti. Certo, noi alle volte siamo abbastanza inquieti, ma proprio per questo pensare che progettare comporta sempre un atto di violenza, ma continuamente anche un atto di gioia, un atto di superamento di questa violenza, di ritrovare quindi certamente inquietudine, ma ci piace che i nostri progetti in un certo senso continuamente ricompongano questa inquietudine e questa violenza che a sua volta si ricompone. Ecco, quindi ritrovare la calma, la gioia nel progetto come ricomposizione di una nostra continua contraddittorietà, ma che è anche la nostra ricchezza. Ecco, questa ricchezza che si diceva prima, ricchezza dei materiali, ricchezza delle tecnologie, ricchezza dell'invenzione. Ecco. Ci ho detto, anche l'architettura può comportare in sé il salto dell'acrobata, ecco, che quindi comporta sempre questa inquietudine tra gravità, tra cielo e terra, tra gravità e leggerezza. Che cos'è il disegno per te? Io temo che lì ci sia qualche cosa un po' di genetico nel DNA, ecco, noi siamo un po' una famiglia. Un po' figli dell'arte, mio padre, suo nonno, mia nonna, mia madre, mio nonno erano tutti pittori, ecco, o lavoravano nella pittura, alcuni erano anche molto bravi. Quindi siamo nati un po' se vogliamo, un po' con il pennello in mano più che col tecnigrafo. E quindi è un po' nel DNA. Mio figlio, l'altro, suo fratello, sta facendo lo scultore, quindi siamo in questa scia che credo che ci abbia servito anche nelle architetture, ecco, questo avere anche, d'altra parte sappiamo che tutti gli architetti del passato hanno questa passione per il disegno. Che cosa poi sia il disegno è molto difficile da dire, se sia un disegno che serve per progettare, che serve per commentare quello che abbiamo fatto. Certo, il disegno è sempre un colloquio, è sempre un colloquio con qualcuno, sia per spiegare quello che andremo a fare, sia spiegare anche quello che stiamo facendo o quello che è già stato fatto. Ecco, io credo che molti disegni che noi abbiamo fatto, non scandalizzatevi, ma sono stati fatti dopo la costruzione, proprio in un certo senso per spiegare a noi stessi che cosa sono. Certo, voi dite si farebbe più in fretta le fotografie, ma bisogna osservare che molti libri anche di vegetali, di biologia, quadri anatomici, quelli che si capiscono bene sono quelli disegnati, non sono mai quelli di fotografie. Un fiore lo riconosco da un disegno, no? Ecco, quindi il disegno probabilmente dice molte cose di più di quello che una fotografia o un rendering può dare. Ci lascia Certo, anche non molta più sempre. libertà. Lascia per libertà e si possono poi dire, ecco, molti nostri acquerelli, molti nostri disegni rappresentano proprio questa tensione tra cielo e terra, di atmosfere, anche di effimere atmosfere che le fotografie non rappresentano. Sì, anche gli schizzi iniziali sono importantissimi perché sono così vaghi e confusi che lasciano effettivamente Ecco. questo grande spazio di libertà che poi viene comunque interpretato da tutti quelli che lavorano in questo studio, ognuno in maniera diversa, e che poi tutti questi modi contribuiscono poi alla formazione effettiva del progetto, no? C'è questa iniziale condivisione di un gesto abbastanza impreciso. Ecco, questo direi che è molto importante, questo gesto impreciso, mentre invece la nostra cultura post-crociana e idealistica ha sempre portato questo gesto, primo gesto come perentorio. Quello deve essere l'idea generale che guida tutto il progetto. Sì, può darsi, ma
può darsi che questa idea cambi, muta, proprio nella sua ambiguità dell'acquarello rappresenta molte volte la possibilità di variazione, di cambiamento. Io sono molto per le varianti nei progetti, non sono invece qua hanno tradito la mia idea perché il mio segno non era più quello. Ecco, io credo che questo sia una grave colpa per cui molte architetture sono violente. Invece questo continuo ripensare, rivedere che il disegno può dare, questa ambiguità del disegno sia estremamente importante proprio per creare e continuamente variare questa, arrivare a delle soluzioni finali. Bene, noi ringraziamo per questo incontro carico di umanità. E magari siamo l'unica delle gentile domande.